pastiera napoletana, o meglio, la mia versione di questo dolce tradizionale. Spero che i napoletani ci abbiano un po' di pazienza con me. La facciamo insieme? Allora, partiamo dall'ingrediente principale della pastiera, che è il grano cotto. Questi sono 250 g di grano cotto. Si trova in tutti i supermercati, solitamente in barattolo. Adesso lo mettiamo in un pentolino, aggiungiamo 200 ml di latte, un po' di cannella in polvere, la potete mettere o non mettere se non vi piace, e un po' di scorza di limone. Ora andiamo sul fuoco e lo facciamo andare per 10-15 minuti, fino a quando il latte non si riassorbe. Questo passaggio ci serve a dare un po' più di sapore al grano cotto, che sarà poi il ripieno insieme alla ricotta della nostra pastiera. Adesso lo lascio cuocere e intanto prepariamo la frolla. Per la frolla ci serviranno 2 uova, 100 g di zucchero, 80 g di olio di semi. Io faccio la mia frolla all'olio perché, come sapete, è molto più veloce e pratica, però se preferite potete anche fare la classica col burro. Poi aggiungiamo mezza bustina di lievito per dolci, che sono circa 2 cucchiaini. Ed iniziamo a mescolare. Io vado dentro con le mani, però se preferite potete anche usare una forchetta. E aggiungiamo 340 g di farina un po' alla volta. Quindi ne mettiamo un po', mescoliamo. E man mano che viene assorbita ne metto ancora. Un attimo che devo girare il grano. Ok. E quando l'impasto diventa un pochettino più consistente, lo finiamo di lavorare sul piano. Allora, nella ricetta per fare la frolla io ho messo 340 g di farina. Però regolatevi, ne potrebbe servire qualche grammo in meno, qualche grammo in più, perché le uova non sono mai perfettamente uguali. Per questo vi dicevo, la farina mettetela sempre un po' alla volta, mai tutte insieme. E la frolla è pronta. Ve ne accorgete perché se fate così con le dita non si attacca. E la lasciamo un attimo da parte. Ok, il grano è pronto. Possiamo spegnere e togliamo il limone. Ora lo versiamo in una ciotola, lo allarghiamo un po' e lo facciamo intiepidire giusto un paio di minuti. Così facciamo prima. È la stessa che usi per le lampade questa? Sì. Ce l'ho sempre a portata di mano, ce l'ho 3-4 questi ventaglietti che sono troppo comodi. Servono per tutto. Ok, si è un po' intiepidito, adesso aggiungiamo 250 g di ricotta, io utilizzo la ricotta vaccina. Adesso mescolo per bene e la faccio amalgamare con il grano cotto. Io ho utilizzato la ricotta vaccina, però mi sembra che nella ricetta originale si utilizza la ricotta di pecora, quindi fate come più preferite. Mi sono preparata 250 g di zucchero. La ricetta del ripieno è anche facile da ricordare perché sono 250 g di grano cotto, 250 g di ricotta e 250 g di zucchero. Ne metto solo la metà però, quell'altra metà l'utilizzerò per le uova. E diamo un'altra bella mescolata. E ora l'ultimo passaggio per completare il ripieno. Rompiamo 3 uova. Aggiungiamo lo zucchero che avevamo tenuto da parte
e montiamole un po' per renderle belle gonfie. Adesso uniamo le uova al mix di grano cotto e ricotta. Mescoliamo per bene. A questo punto aggiungiamo 70 g di macedonia candita. E l'aroma caratteristico della pastiera napoletana, il fior d'arancio. Io ne metto una fialetta intera, però ne potete mettere di più o di meno, secondo i vostri gusti. Diamo un'ultima mescolata e il nostro ripieno è pronto. Adesso mettiamo da parte il ripieno e riprendiamo la frolla. La lavoro leggermente. Adesso ne userò 2/3 per fare la base della pastiera e il resto per fare le strisce che devono essere categoricamente 7. Quindi questa la tengo da parte e quest'altra la stendo sopra un foglio di carta forno. Quindi prendiamo un foglio di carta forno, lo infariniamo per bene e sopra ci stendiamo un disco di frolla. Praticamente è come fa la crostata. Ora prendiamo una teglia, o meglio ancora il classico ruoto da pastiera, e questo è il diametro di 24 cm, unta e infarinata, e mettiamo all'interno la base. Poi togliamo la carta forno. Rifiliamo i bordi, ma lasciamoli belli alti perché di ripieno ne è un bel po'. Riprendiamo il ripieno e versiamolo all'interno. Facciamo anche le strisce. Quindi stendiamo la frolla che avevamo tenuta da parte e stendiamola per fare le strisce. Coltello e taglio le strisce, che come vi ho detto devono essere 7, e le faccio spesse circa 1 cm. Lo so che ne sono 7 perché la prima volta che ho condiviso la mia pastiera ne ho messe 6 e i napoletani si sono offesi e mi hanno rimproverato giustamente. No, stavolta ne metto 7. Quindi ne mettiamo 4 sul lato e 3 dall'altro. Poi dopo taglio l'eccesso. Poi mi spiegheranno i napoletani se è una scaramanzia, una tradizione, insomma fatemelo sapere. Perché proprio 7 strisce? Adesso togliamo l'eccesso e ci siamo quasi. Adesso inforniamo e facciamo cuocere. La pastiera ha già una cottura un po' lunga, quindi facciamo cuocere prima 45 minuti a 180 gradi col forno ventilato, poi abbassiamo la temperatura a 160-165 gradi e facciamo cuocere ancora per una decina di minuti. Eccola qua, è pronta. Mi è venuta particolarmente bene, devo dire. Perché solitamente quando la pastiera si cuoce, il ripieno si gonfia e quindi si possono creare in superficie delle crepe. Che poi dopo, praticamente, quando si raffredda, si richiudono. Ce n'è giusto uno, fai un po' vedere qua. Però possiamo dire che la pastiera è proprio bella. Super ricca.
è super profumata, è tanta roba, quindi non possiamo abusarne, però per Pasqua facciamo uno strappo alla regola. Adesso però, prima di toglierla dallo stampo, mi raccomando, questa c'ha bisogno di riposare almeno 2-3 ore, perché sennò quando la rovesciamo si rompe tutta, quindi facciamola raffreddare per bene. Allora, adesso con due vassoietti, questi sono i classici vassoietti da pasticceria, gliene metto uno sopra, la rovescio, perfettamente cotta pure sotto. Poi appoggio un altro vassoietto sopra e giro. Sono molto soddisfatta. La pastiera napoletana è un dolce tradizionale che non dovrebbe mai mancare sulle tavole nel periodo di Pasqua, perché è troppo buona. E per accontentare un po' tutti, ho provato anche a fare la versione senza glutine. Ci sono diversi passaggi da cambiare. Innanzitutto nel ripieno. Il grano cotto non si può utilizzare. Quindi al posto del grano cotto si utilizza il riso bianco, qualsiasi riso bianco, che va cotto, anzi stracotto. Quindi servono 125 g di riso, 300 ml di latte, un pizzico di cannella, si fa cuocere per 20-25 minuti e quando è cotto si aggiunge un tocchetto di burro. In questo modo i chicchi non si appiccicano troppo. Per quanto riguarda la pasta frolla, va sostituita la farina con un mix fatto di farina di riso e amido di mais o fecola di patate. Più precisamente 300 g di farina di riso e 80 g di amido di mais o fecola. Io ho provato a fare questa pasta frolla, ho fatto anzi diverse prove. Viene bene, l'unico problema è che è un pochettino complicata da lavorare, nel senso che si sbriciola, è un pochettino più friabile, più delicata. Quindi ci vuole un po' di pazienza quando si stende, però si riesce a fare. Vi devo dire che il risultato, anche senza glutine, non è per niente male, quindi provate. Vi do un'altra piccola idea, pastiere monodose. Basta utilizzare questi stampini da crostatina, questi hanno il diametro di 10 cm, e si fa lo stesso procedimento. Con metà della dose che vi ho dato oggi vengono 6 crostatine monodose. Il procedimento è esattamente lo stesso, ma cambia il tempo di cottura, perché essendo più piccole, queste impiegheranno a cuocere in forno a 180 gradi 20-25 minuti, quindi si cuociono molto prima. Questa può essere una soluzione carina intanto se siete in pochi, ma può essere anche un'idea per quegli ospiti che magari sono intolleranti al glutine, quindi ne preparate proprio una porzione per loro. Un altro piccolo suggerimento. La pastiera si può decorare con una bella spolverata di zucchero a velo, però vi consiglio di farlo solo all'ultimo momento, perché nel momento in cui mettiamo lo zucchero a velo, essendo un po' umida, lo zucchero si scioglie e quindi fatelo poco prima di portarlo in tavola. Adesso basta chiacchiere però, fatemene fare una fetta. È un po' calorica, ma mi sacrifico io per tutti, state tranquilli. È proprio buona! Come si dice in napoletano? Vabbè, fatemelo sapere. Ok, spero che questa ricetta vi sia piaciuta, spero che possa esservi utile. Io approfitto anche per augurarvi buona Pasqua e ci vediamo presto. Ciao! Buonissima. Con me? Buona, eh? Quante calorie parla? Meglio non chiederselo.